Milano White Spirits, Eugenio Belli, Eugene dalla Brianza con furore qui al Marriott. Sì, effettivamente questa per noi è la seconda esperienza White Spirit. Devo dire l'accoglienza anche quest'anno è buona, noi abbiamo un sacco di roba in più da portare rispetto all'anno scorso. Abbiamo 4 nuove edizioni stagionali, 3 perché una è già esaurita. Comunque abbiamo lavorato sulla stagionalità degli ingredienti cercando di fare dei gin che abbiano comunque la nostra impronta ma volutamente sbilanciati verso gli ingredienti tipici. Ad esempio la versione primaverile aveva come ingrediente caratteristico i fiori e abbiamo cercato appunto di farli emergere in maniera particolare. Quella che sta piacendo di più durante questa fiera è un po' questa qui che ho in mano, che è l'edizione invernale, un po' sicuramente quella autunnale che è molto molto caratteristica, ha il sentore della caldarrosta, quindi affumicato, e il dolce della castagna che viene fuori soprattutto nel retrogusto, e devo dire sia in miscelazione sia bevuta liscia è molto molto interessante. Un anno intenso, prossime novità? Prossime novità è rendere la produzione ancora più sostenibile da un punto di vista energetico, ci stiamo già attrezzando per montare dei pannelli solari e sostanzialmente dobbiamo espanderci, stiamo trovando nuovi canali, esplorando nuove soluzioni per portare il nostro prodotto al cliente finale, più delle altre esperienze in laboratorio per rendere il più trasparente possibile il rapporto tra clienti e noi che siamo i produttori.